Ciao! Ciao! Siamo Federica, Roberta e Federica. Siamo le Dritte Ritorte. Ci trovate sui social come Dritte Ritorte e su Instagram personalmente come Vulovan, Robigigia e Bullcrossing. Ciao a tutte, bentornate! Ciao, bentornate! Dalla nostra quarantena che continua a persistere, insomma, vi diamo le nostre notizie, così per dirvi che non ci siamo eclissate totalmente. Sì, poi ci siamo. Spiraglio di luce l'abbiamo visto, potendo fare qualche piccola passeggiata, meno male. È stata una grande svolta poter sapere di poter fare una passeggiata, anche se poi in realtà non è che sia uscita così tanto, anche i bambini che pensavo facessero i propri salti di gioia, sì, stiamo tutto il giorno fuori all'aperto, sì, facciamo la passeggiata, ma l'abbiamo dovuti un po' invitare, diciamo, che stavano bene. Eh sì, ormai si erano disabituati. Infatti. sì, però no. No, Tommy invece scende laggiù con i suoi amichetti. Tranquilli, vabbè, in bici, quindi, però c'è tanta interazione, insomma, sono bambini, i grandi teniamo le distanze, però i bambini, poi ha fatto caldissimo, sì, è stato mai visto un aprile così caldo, sì, è stato veramente caldo, bello, vabbè. Tanto bene. Speriamo solo che, insomma, che la situazione continui a migliorare, non a peggiorare. Quell'unico già. Speriamo, dai. Oh, buona festa della mamma! Auguri! È vero! Buona festa della mamma! Poi. Vi hanno festeggiato? Ah sì, Mati mi ha fatto un bellissimo scarabocchio. Roby si è bloccata. Roby si è bloccata così. Ti vedo! Ehi, ti avevo congelata con un super sorriso. Prova a disconnettere la videocamera, riconnetterla. No, senta un po'. Tu ci vedi, ma noi ti vediamo bloccata. Vabbè, sarà un problema di connessione sicuramente. No, invece a me è proprio zero. Mi ha fatto gli auguri mia mamma. Che ho ricambiato. Ah, ecco, è tornata Roby. Ok. No, anche voi eravate sparite. Ah, ma forse era un problema di connessione, perché qua sta ripiando. Anche qui piove, anche sì, qui. Grigio, bruttino. Così. Vabbè, prepariamoci, ragazzi. Ho visto le previsioni, sarà così per la prossima settimana. Bello. Fantastico. Sì. Vabbè, visto che è ora dell'aperitivo, mangio. Sì. Salute. Io sono arrivata in camera da letto, quindi non rimango qua prima che se vado di là non torno più. Sei là. Non torno più. Ma soprattutto, Roby, vedo che tu hai detto fatto, cioè hai già finito quel maglione che avevi postato l'altro giorno su Instagram. Sì, nook. Mi alzo. Si vede? Sì. Che carino! Ancora anche qua, tutti ficcati dentro. Sì, sì, ma perché vi spiego? Mi sono presa bene con Netflix, La casa di carta. Quindi vai, questo qui poi è tutto dritto. Quindi l'ho finito. La casa di carta poi è fantastico, te lo bevi tutto in una botta. Una sera, questa settimana ho fatto la notte, un pomeriggio tre episodi, uno dietro l'altro. Io non sono riuscita ad appassionarmi alla casa di carta, l'abbiamo cominciato tutte volte, però non ci ha mai preso. Comunque, sono troppo Tokyo, cioè guardo Tokyo, questo sono io, troppo io. Preso proprio alla grande. Infatti sto cercando di convincere Giorgio a vederselo, perché lui non l'ha visto. E lo sto cercando di convincere per rivedermelo, per avere la scusa di ripartire dall'inizio, perché così da sola mi stufa. Ah, no, io lo faccio sola con i miei orari. Ogni tanto Tommy, ma ci guardiamo la casa di carta, guardiamoci la casa di carta. Sì.
No, comunque, bello. E quindi, boh, viene giudito. Cosa ho usato? Ho usato la brusca, che Chiara Muzzi, di Struzzolando la lana, mi aveva mandato un messaggio per sapere com'era questa lana. E gli avevo detto, no, è carina, cioè a me piace perché è secca come lana, a me piace la lana secca, no? Ma do su 5 gomitoli, ragazze, 3 attaccati, era pieno, pieno di nodi. Ah, minchia. Giuro, guarda, io guarda, davvero. Alla fine su sta roba dei nodi ci ho fatto un po' pace, perché non ho trovato finora... Forse solo a Malabrigo, non mi è mai capitato. Ma tu cosa fai? Tu li tagli e fai l'attacco? Non c'è il nodo? Io faccio l'attacco, con i filati tipo la brusca, mi è capitato anche su questo, sul Vizio, che ora vi faccio vedere, sulla Shetland, su questi filati Brooklyn Tweed, Jamison, questi che hanno qua, lo stoppino? Io faccio, li taglio, li taglio sempre. Li taglio sempre, però con questi qui riproduco il filato, faccio quella storia della ciucciata, sì, sì. Dello studio, ah, ok. Per cui tolgo un capo. Io invece ho tenuto i nodi. No, vabbè. Sono dei nodi, allora, con questi filati è difficile sciogliere il nodo, perché proprio per questo principio che si aggrappano tra di loro le fibre, il nodo non si disfa. Però comunque il nodo può... cioè è difficile. Sì, ma avevo un'incazzatura addosso che voi non immaginate. Si metteva anche a tagliare sto coso. Ma guarda che alla fine se lo tagli è l'unica cosa devi... Lo so, ma sai cos'è? Che e poi devi mettere dentro un botto di codine. No, se fai questa ciucciata che dico io... Ah, con la ciucciata, sì. Lo so che tra l'altro in questo periodo è impopolare, no? Perché... sono tutti, sì, esatto, chi ha toccato fluidi. Quel gomitolo, però tanto me lo tengo io a casa, poi lavo prima di indossarlo, quindi mi hai fatto fare la quarantena, 15, almeno 15 giorni a casa fuori. Lo metto fuori quando... fuori 12 ore, no, fuori. Però in quel modo non metti dentro una codina ed è fantastico, lo so, hai ragione. Perché ora invece sto facendo il... Sai, avete visto che mi sono data gli obiettivi? Sto facendo questa roba. Sì, obiettivo. Ascolta, ma sto... Cardigan, a che punto sei? Io e lì è il mio. Il confetti? Il cardigan, il golfino. Quello il confetti, quello con i puntini. Confetti, sì, non mi veniva. È finito? Sono arrivata come da obiettivo, ho separato le maniche dal corpo. Ora il secondo obiettivo era questo qui che è durato un po' tanto perché nel frattempo ci ho avuto un po' di... bello suma! Di robe, tra cui la diretta con Mayak che mi ha richiesto un po' di preparazione sia dei pattern che non avevo ancora pubblicato su Ravelry, quindi a un certo punto mi sono messa a pubblicare sia Chattra che Zema, certo. Quasi uno dietro l'altro, aggiornare il sito e poi un po' di emozione. Per cui la settimana è stata un po' così, non ho tanto lavorato e poi sì, e poi questo non è il lavoro perché è tutto, non so se lo vedete, è il Viz di Valentina Cusciani, per cui, di cui abbiamo fatto un caso. Cos'hai usato? E ho usato la Jamison, la Heather, ah, quella blu con i colorini, vero? Come? Il color blu con qualche screzio colorato, sì, vero? No, ho una luce pessima qua, però ha tantissimi colori dentro, c'è il verde, il blu, il bordeaux, è bellissimo. E ora non ho il gomitolo nuovo, intero, però è questa. La Jamison Heather, che è la versione più grossa rispetto alla Spindrift, che è quella che è più usata. Ma è tipo una brusca? Sì. È bella croccantina. Ah, sì. Come piace a me. Sì, sì. Ma la brusca quindi è rimasta appunto secca, croccante, anche dopo lavata? No, perché l'ho appena finita. Ah, pensavo l'avessi... Vedi, ho ancora tutti i nodi. No, l'ho finita. Perché l'ho toccato messa, una... Vai, registriamo, andiamo. Ne avevo toccato una a Barcellona che non so se era lavorato stretto con la brusca. Naturalmente sembrava... Hai presente il panno di crine, quello che ti passi per farti lo scrub? Questo. Ho usato il 5, sì,
E poi qua per i bordi il 4. Bella, sì. Bello, sì, comunque è vero, a Barcellona anch'io avevo... avevano dei campioni esposti che erano molto, molto... E magari usato dei ferri... Probabilmente avevano usato dei ferri piccoli, erano in tessuti molto, molto stretti e dava proprio l'idea di, insomma, non super comfort. È secca perché è una lana secca, a me piacciono le lane secche. Io con quella lì ci volevo fare il weekender. Sì, perfetto. Sì. Perfetto. E avevo trovato un bel punto di ruggine, arancione, e mi sarebbe piaciuto farlo così. Invece, ragazzi, io ho ripreso il mio cosetto. Che punto sei? Allora, sono che questo pattern è veramente orribile. Cioè, ci vuole una concentrazione che va oltre quello. Alla... Chi è la designer? Aspetta. Aspetta, che lei è sempre la... Boh, aspetta un attimo che te lo dico. Boh. Baby Cocktails. Thea Coleman era lei. Thea Coleman, sì. Allora, sono arrivata finalmente a separare le maniche. Aspettate che mi appoggi. Sì, vede. La salute. Sono arrivata a separare le maniche, che era il grande! Mi ero ancorata, mettiamola così, e poi sono andata giù. E praticamente sto cominciando a fare la parte lace, quindi quella con col traforo. Mm-hmm. Allora, due robe. La prima è che mi sono accorta, ma me ne ero già accorta in verità quando lo stavo lavorando, che praticamente questo filato di Labienemè aveva un pezzetto in cui sembrava, non so se si vede bene, tipo sfilacciato, come se fosse stato filato male, non so come dire. Mm. Aveva un po' di peluria. Mm. No, non si vede. Percepisce. Che era anche un pochino più scura. E io l'avevo in tessuto, ho detto, ma sai che c'è tanto, sicuramente questa sarà la parte dietro. Faccio così, quando poi divido. Invece... Invece, chiaramente, appena ho diviso le maniche, ho capito che lei si andava dietro perché il disegno è dietro, ho detto ok. Allora, cosa ho fatto? L'ho tirato su perché veniva proprio tanto fluffolosa, era come se fosse come se non fosse stata filata bene, quindi come aveva proprio il batuffolino. Sì. Quindi, cosa ho fatto? Le ho tirate tutte su le maniche e ho passato una specie di limetta, facendo prima attenzione che non fosse. Che non si staccasse, insomma, e l'ho un pochino assottigliata perché non solo era di un colore più scuro, perché è gradient, varia un pochino, gradient no, in verità, varia perché è un tinto a mano e quindi chiaramente non era lo stesso punto di caramello, ma poi appunto era più spesso, quindi si vedeva ancora di più, cioè si vedeva questa palla nera qua, brutta. E devo dire che adesso così, adesso chiaramente non è ancora lavato, mi sembra di averlo un po' salvato, mentre invece non sto apprezzando neanche il lace, che ho detto vabbè, il lace seguo il disegno, mi metto l'anima in pace, poi lo finisco, ciao, faccio le maniche, perché praticamente ci sono un sacco di diminuzioni e aumenti da fare in concomitanza del lace. Per cui non so se mi sono spiegata, ma cominci i primi sette ferri. Poi devi andare alla pagina delle diminuzioni per lo shaping e devi contare che è a 15 cm, quindi conti 15 cm, poi devi contare i ferri, poi devi capire che dove c'è quello devi fare le diminuzioni. Poi riprendi il pattern del lace, però i punti che prima erano 10, adesso visto che hai fatto le diminuzioni sono 8, solo che lei non è che ti dice da 10 passi a 8, ti dice lavora quelle maglie che hai, quindi tu a un certo punto finisci tutto il lace e poi fai il conteggio. Cosa che se sbagli nel frattempo sei fregata, perché poi nel frattempo, dopo tipo 10 giri, devi di nuovo riaumentare. Diventa impegnativa. No, non ce la si può fare. Però, una volta finito, mi darà una grande sorpresa. No, pensa a questo. No, ma infatti adesso devo dire, mi sto dando la cosa, appunto, che ci vuole un po' di concentrazione e ne approfitto... quando Mati dorme al pomeriggio, per fare appunto il lace, e una volta che finito il lace, che finisco poi tutto, perché chiaramente c'è tutta la parte sotto,
devo capire se buttarmi subito sulle maniche, onde evitare che rimanga un orfano di maniche questo maglione, oppure se riprendere il Vertix United di West, che avevo finito anche lì, avevo lasciato anche lì in un punto in cui avrei dovuto riprendere in una maniera strana i punti, e quindi che anche lì ci vuole un po' di concentrazione. Allora, finisci il lace, fai una manica, passi al Vertix, fai l'altra manica. Boh. Tanto tra il dire e fare c'è di mezzo. Hai voglia. C'è di mezzo qualsiasi cosa. Però no, sono contenta di aver almeno ripreso un po' il brio. Mi ha dato un po' di era ora. Era ora. Che sennò sì, qua. Ma perché mi invece... Per robe difficili, quindi, cioè difficili no, però in robe che mi chiedevano più impegno di quello che avevo potevo dedicargli. Certo, vabbè. Capita. No, io non sapevo del CAL, me l'hai detto tu, Fede? Del CAL di... Sì, hanno lanciato la mia iscritta. Non so come si faceva a partecipare, perché... Non lo so, Line aveva... Ma poi ho visto più che Line, proprio Line, la Ionna, mi sa che l'ha lanciato, infatti poi... Ah, vabbè, tanto adesso l'ho finito, magari glielo butto in mezzo. Sì, taggalo col tag che hanno dato loro, certo. Con l'hashtag che hanno dato loro. No, ma non lo sapevo! Sì, infatti quando l'ho visto, guarda, sta facendo. Ma guarda qua, no, invece no, devo far fuori la lana. Ma quello parte già, Roby, come manica corta o è... Sì. Ah sì. Parte già come manica corta, Nook. Vabbè, però tanto immagino che se lo vuoi fare a manica lunga, basta che fai qualche diminuzione per stringere un po', no? Sì. Perché essendo così basic è anche carino da fare, ah sì. È anche carino da fare un maglioncino super easy. Sì. Ma tu avevi preso a Barcellona, avevi preso il filato apposta proprio per Nook? Sì. Ah, ok. Che roba, è bravissima. Ah, lei alla fine perché ci rende anche molto orgogliosi dei suoi acquisti. Io continuo a passare davanti al mio nuovo armadio degli Stash messo a posto. Perché all'inizio di questa quarantena ho messo tutto a posto e continuo a vedermi la Snaildan che ho comprato per fare il papa della Okamoto. Ah. Anch'io l'ho presa per fare una della Okamoto. E io continuo a dire, secondo me è questa. Secondo me è questa. Poi continuo a dire, no, la devo smatassare, poi c'ho già questo iniziato, poi già quell'altro, sicuramente dovrò fare qualche calcolo per renderlo un pochino più asciutto, perché altrimenti io sono magra, se lo faccio grosso, ho paura che di perdermi un po' dentro, nel senso che... Con papa? Cosa ho detto di sbagliato? Ora di voler... Guarda che devi calcolare tanto, perché ha tutto il disegno. No, guarda, questo devo dirti che non ho ancora neanche stampato il pattern, perché non l'ho neanche detto. Però pensavo fosse... Se decidi di far papa, fallo così com'è. Pensavo fosse come uno di quei tuoi che avevo provato a Edimburgo, di quei tuoi maglioni, che tu mi avevi detto, vabbè, ma basta che togli una ripetizione del disegno. No. Perché ha un disegno molto ampio. È vero, cioè, secondo me... No, la cosa che puoi fare è col gauge, col campione, cioè lo fai un po' più fitto. Ora non so che filato tu abbia preso, se è un filato esattamente uguale a quello che ha usato lei nel pattern. Però no, però era uno abbastanza, che matchava abbastanza, però non ho fatto il campione, quindi col fatto che io lavoro già tanto stretta, non so se magari quello gioca a riesco a giocarci un pochino. Perché se lavori più stretta ti viene un po' più piccolo, perché è taglia unica, immagino. Sì. Sì, quindi magari sì, è difficile rimodularlo quello là, secondo me, perché è proprio un disegno molto grande. Aspetta, lo guardo, però sì, è largo com'è. Sì, perché anche com'era il plum, quello con le castagne, come si chiamava? Plum, non so. Quello lì probabilmente ha il disegno più corto, cioè il motivo più corto, quindi al massimo fai 10, ritogli 10 ferri, 10 cose. Sì. Però là, se non sbaglio, è lui steso il motivo di papa. Quindi vediamo. Però vediamo cosa riesco a combinare. Sì, comunque, nel mezzo ci sono ancora
Perché oltretutto poi ho scoperto che nel frattempo, no, nelle mie ricerche, io ho detto, ma faccio quello grande, perché quello grande, e il RA è enorme, enorme. Che bello! Era proprio enorme, perché ho visto quelli aperti e ho detto, forse non erano solo messi bene, bloccati bene, larghi, forse era proprio grosso. Gli shiny sono tutti grandi, anche il mio Pierre Papa è gigante. Sì. Sì, lo so, è che non sapevo quanto fosse... Non so quanto... Fede! Ogni tanto si blocca qualcuno. Prima eri tu che eri rimasta bloccata così. Ok, è ritornata. Vabbè, insomma, comunque vedremo. Tanto c'è ancora tempo. Sì, infatti. Io alla fine di tutti i miei acquisti che ho fatto tra Edimburgo 2017, direi... sì. Edimburgo 2000, quando è che siamo andate nel 18? 18 perché 19 siamo andate a Barcellona. Ho solo usato un gomitolo di Mondim per il cappello di Sandro. Grande, ragazze. Ho smanassato la Queen Fiber per lo scialle che voglio fare di Steven West, però è lì che gira sul mio tavolo, aspetta di essere... Sai quello che vabbè, ma no, anche perché in realtà tu con tutti i calli... Sì. Quello sì. Infatti, alla fine, sì, seguo i cal e quindi sono lì che già sono indietrissimo, perché questo è il Beats, adesso ho fatto lo Sprone e adesso sarà tutta una passeggiata perché è tutto maglia rasata, quindi ho il Freya che devo finire, il Confetti e poi ora in partenza ce n'è già due estivi. Sabato prossimo Olivia di Coconiz. E poi a fine mese Afton di un'altra designer, di cui non ricordo il nome, ora magari me lo cerco. E quindi sì, alla fine non riesco... Poi a fine mese non abbiamo anche i calzini. Non abbiamo i calzini in giugno, ne abbiamo i calzini. Quando? Il 6 giugno. Giugno, ok, pensavo a fine maggio. E poi alla fine i calzini, vabbè, dopo una varia, insomma, dopo tutte le nostre selezioni di calzini dal libro, è rimasto quello perché è nato così. Okay. Io e Roby volevamo fare i calzini insieme, allora abbiamo deciso il calzino. Io chiaramente, cioè, non per dirvelo, mi sono tirata fuori proprio subito, no, guarda, calzini, prima che rimanga uno figlio unico sempre, no. E quindi io rimando con le mie quattro cose da fare. Ho pensato di, vabbè, proporre questo qua di Line, che è questo rocking chair. E poi siccome carino, bello. Sì, è molto carino, poi un po' traforato, però parlando un po' con tutte le signore nelle midnight del giovedì, insomma, nei call, così. Non tutte chiaramente hanno il libro. Allora, in abbinamento faremo due. Cioè, l'opzione è tra Rocking Chair, che è proprio del libro delle 52 Weeks of Socks, e l'altro che è un po' simile, nel senso che ha dei trafori, quindi richiama un po' questi... Ciao Tommy! Ciao Tommy! Ciao! Che bella maglietta di Batman! Grazie! Sto per arrivare. E l'altro faremo questo, che è il tirabaci, è il mio calzino un po' lace. Così chi non ha il libro di Line può comunque partecipare senza dover chiudere il libro. Pensavo fosse giusto. Anch'io non vedo l'ora di avviarli. Sono in astinenza dai calzini da un po'. Io avevo ancora i tuoi Shanghai da cominciare, fai tu. Dai, tu inizi con gli Shanghai. Magari ci penso, adesso devo solo controllare perché mi avevi detto che ci volevano due colori e sono sicura di avere una matassa della Opal della versione Piccolo Principe. Sì, già, giusto. Quindi manca forse il colore contrastante, cioè l'altro colore, il colore insomma contrastante. E adesso vedo se non al massimo te lo ordino. Sì, quello è carino, poi è abbastanza spensierato. Anche perché quelli erano semplici, perché mi avevi detto che non avevano la sagomatura, se non sbaglio, del tallone. Per quello farti. Sì, fai la punta e poi vai su dritta in tubo. Sì. Ed è quello, guarda, è perfetto farli anche per Mati, per i bimbi,
ma io per lei li voglio fare, sì, certo. Sì, col fatto che cambiano misura rapidamente di piede, alla fine il problema è la lunghezza, perché poi la circonferenza del piede più o meno rimane invariata per un po' di tempo. La lunghezza invece varia abbastanza, quindi non fai in tempo a finirli, che già il tallone gli sta a mezzo piede. Invece così cresce con loro il calzino. Sì, 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 certo. Sì. Io ce li ho tutti scompagnati, i miei calzini, tremendo. Li ho perse. Da quello, oh, perché okay. con la sindrome... Se infermo immagine dopo. Cosa? Ecco. Ci hai perse? Ah no, eravate in fermo immagine, infatti l'ho perso. Ah, ok. Ma questo secondo me è l'orario peggiore. Sono circa le 8 di sera. Sì, il mondo connesso. Infatti. Io ho finito, Pier. Facci vedere. Tararara, è bellissimo. Sì, ho finito già da un po'. Bello. Che andrà mia madre, questo. Madonna, ma quanto sono brava. Cioè, ma è quello nero, è il kit nero Roby o quello marrone? No, il kit nero. Ma adesso c'è un altro in ordine per me, uguale, kit nero. Perché volevo farlo proprio tutto nero, però ne ho iniziato a dirmi, ma tutto nero? Anche Fede me l'ha detto, ma sei a lutta? Ma sì, ma secondo me così è proprio, è perfetto, cioè così con questo kit, questo scialle secondo me è bellissimo. La sua morte, come ma si sì, sondice. Perché valorizza anche tutta l'alternanza dei punti, secondo me. Sì, no, poi vabbè, io ho fatto che ho alternato il B col sì. C qua. Bello. E dallo stacco, perché qua dallo stacco, così, sì. No? Sì, sì. E qui il C dallo stacco. E a me non piaceva e... Ma infatti così è bellissimo. L'ho fatto così. Sembra fatto apposta, cioè sembra sì, no, fatto appunto apposta. Hai fatto le righe anche sotto, invece di farlo tutto col C hai fatto C, hai B e C. No. Ho fatto solo lì? Qua B e C. Sì. Che qua mi richiedeva già il C, io invece ho alternato perché avevo ancora un sacco di B, mm-hmm. Poi qua ho fatto il C, qua ho fatto B. Sì. Bello, basta. Molto bello. E quindi adesso hanno ordinato un altro nero così per me. Sì, è proprio... È perfetto. Tra l'altro devo fare... Non so se avete... aspetta, come si chiama? C'è una serie americana che è uscita da poco. No, cosa devo guardare? No, ma a me me l'hanno... Ne hanno parlato alle International Virtual Nights, se che partecipo, che essendo tanti comunque americani, e in questo momento The Tiger King è più un documentario che una serie, ma è super super popolare in America, e diciamo, è tutta basata su questo matto, che è appassionato di felini, grandi felini, quindi tigri, leoni, così... di questi animali aggressivi, ha aperto uno zoo sostanzialmente, e non potete capire quanta gente riportava nel documentario, quanti visitatori e a prezzi stratosferici, perché chiaramente per cibare tutti questi animali che comunque mangiano carne in abbondanza si trattava di 300 euro a biglietto d'ingresso, una marea di persone. E poi vabbè, c'è tutta una storia abbastanza truce, perché lui è entrato in conflitto con un animalista, diciamo, una che difendeva i diritti degli animali, perché comunque in questi zoo gli animali non erano trattati benissimo, e insomma c'è tutta una saga che ora non vi racconto, perché se volete vederlo è... No, è girato in uno zoo, no, io sai che sono... No, ma è proprio, diciamo che ti dà uno spaccato della cultura americana abbastanza... insomma, da farsi un po' due domande. E comunque questo per dirvi che Urt Yarns ha creato un kit dei calzini apposta tigrati. Bellissimo. Con la fantasia tigrata, meravigliosa. Sì, proprio con la confezione. Ora non so se ha scritto proprio il nome della serie, però per dirvi quanto è una cosa, quanto è famosa in America. È un kit, io me lo prenderò, ragazze, perché il calzino tigrato
Cioè, vuoi non avere calzato? Vuoi avere il calzino... Ma sì, devo provare. Vabbè, vediamo com'è. Sì. Oh! C'è il portafoglio! È arrivato il giorno. È arrivata la tena, Roby. Fantastica. Facciamo hamburger! Bravissimo! Yeah! È festa! Forse mangio anche il patatone! No, non ce n'è. Wow! Fantastico. Non ce n'è. Non l'abbiamo presa. C'è l'hamburger. Infatti. Anche tu però l'hamburger senza patatine. Ma no, perché l'abbiamo presa domenica e tanto non le mangiamo. Quindi, perché devo spendere soldi? Scusate. Va bene. Insomma, quindi... Bene, allora... Vedremo, insomma, questi calzini tigrati, quando ci sarà. Sì, sono fortuna. Curiosissima, poi ve li farò vedere, perché uno spettacolo. Certo, no, voglio vedere. L'edizione limitata, proprio, sai che loro hanno fatto, c'è cioè, l'edizione anche limitata del Natale, quella con le righe. Sì, è per essere rosso. È bellino, che segue un po'... il trend, l'andamento. Adesso ci aspettiamo anche un calzino corona, cioè con il con la mascherina. Madonna, ragazzi, io ho fatto la produzione di mascherine per la famiglia e insomma. Un momento. Come? Anche perché vogliamo venire la Fede a spruzzare tutte insieme, insomma. Madonna. Sì, chissà, infatti. Immagino che tu non riapra il 18, no? O sì? No, penso di riaprire, però su appuntamento. Solo 2 giorni la settimana, quindi pensavo il martedì e il sabato mattina. Su appuntamento e poi vabbè il pick up, per chi vuole venirsi a prendere il pacchetto invece di pagare la spedizione. Sì, no, chiaramente non aprirò, anche perché la gestione con i bimbi è impossibile, altrimenti. Amore. Sì, adesso arrivo. Subito! Appena te lo dico. È proprio paziente, Sandro. Dai, un attimo solo, un attimo. Vieni subito! Scusate, intanto vi arrivo subito. Dove c'è, Sandro? Subito! Ehi! Vieni subito! Madonna, schimato. Subito! Dov'è Mati? Di là con Fulvio, ma in realtà so che sono le 8 e ancora non ha richiesto cibo, perché ci siamo tardissimo da tavola. No, è arrivato Mario, serve la coca. No, c'è la coca. Okay. Serve la coca. Ecco qua, chiaramente era una questione Lego da risolvere, ragazzi. Certo. Mi penso di aver passato forse 4 ore del mio pomeriggio a cercare i pezzi Lego per costruire un tirannosauro. Quindi io ho dovuto selezionare tutti i pezzi Lego da tutto il marasma di Lego che abbiamo. E poi Sandro se l'è effettivamente montato. Un lavoro sti Lego. Madonna. Però sì, è carino. Alla fine lui ci passa il pomeriggio. Sì, infatti, almeno. Sì, infatti. E quindi, ragazzi, ora mi devo dare il prossimo obiettivo della... Sì. Devo rifletterci. Magari avanzo... Devo avanzare un po' con Freya. Ora il giro torna. Devo far tornare. Anche così finisci qualcosa e secondo me ti dà quella carica per poter iniziare un altro. Ma sì, comunque mi tiene concentrata, devo dire. Io non sono una di quelle super organizzate, come sapete. Però in questo momento in cui c'è tutta una gestione un po' caotica, per cui il lavoro si mischia alla famiglia, alla casa e così, avere un po' delle linee guida a tutti quanti in casa ci sta aiutando abbastanza. Sì, se no il macello, cioè anarchia pura. Ma sì, ma poi a sentire che alla fine della giornata è comunque c'è qualcosa hai portato a termine, non so, e quindi mi fa star bene. Questa normalmente la vivrei come una cosa ansiogena, cioè che ti dai questo obiettivo, devi raggiungerlo. Invece in questo momento mi tranquillizza, vuoi dire, le percezioni delle cose cambiano. Cambiano, è la vecchiaia quella. Ma no, in base alle situazioni che uno vive. Uno diventa saggio. Sì, non so,
strano, infatti è strano perché in tante cose alla fine ti cambia un po' il punto di vista, la situazione che stiamo vivendo secondo me ci sta facendo vedere le cose da un punto di vista diverso per tante, su tanti aspetti. Sì. Però, quindi dai, anche un valore, dobbiamo far tesoro. Certo, quello sì, tanto ogni situazione insegna qualcosa, quindi sa poi a noi cogliere o meno la sfumatura. Sì, la lezione, la sfumatura, ma probabilmente anche per conoscersi un po' di più, per vedere come la nostra personalità si approccia a una cosa che chiaramente nessuno si aspettava fino a due mesi fa, perché la vedevamo solo nei film, quindi... Anche solo per quello, per vedere come si cambia. Oggi Giorgio si è messo, in questa bellissima giornata di pioggia, Giorgio si è messo giù in cortile a ridipingere un mobiletto della cantina sotto la tettoia. E ora è giù che sta, credo lo sta portando dentro, non so. Questi lavoretti così di manutenzione. Ogni tanto bisogna anche farli, Ma sì, poi ha coinvolto Angelo, quindi che è tornato tutto pieno di vernice. Amore! Poi... Patato. Ebbene, ragazze, stasera i Roby si fa l'hamburger. Io sì, vi saluto, hamburger e mojito. E via! Ciao, alla grande! Sì, tu domani lavori regolarmente. Domani sì. Domani il secondo, quindi ci sta. Bene, ragazze. Niente, dai, allora ci vediamo alla prossima. Sì, così sì, magari vediamo a che punto siamo delle nostre cose, se Roby ha già iniziato, finito, è riniziato anche già una chat, vista la velocità con la quale... Adesso studio e vi faccio sapere. Infatti, adesso devi fare un avvio. Per forza. Dai, allora aspettiamo di vedere su Instagram cosa metti sui ferri. Cosa metto? E anche voi, se avete dei progetti che vi stanno tenendo compagnia in questo periodo, fateci sapere, siamo curiose di conoscere anche nuovi designer, nuovi pattern. È sempre bello, sono belli spunti. Ed è una cosa che mi manca un po', arrivo, perché normalmente in negozio quando venite a scegliere il filato mi coinvolgete anche nella scelta del progetto, no? Che volete fare, sta succedendo così anche adesso, qualche divisione, una roba che magari ti era scappata. Infatti succede anche adesso, perché alla fine con lo scambio di mail, WhatsApp, comunque... però sì, è chiaro che dal vivo guardare insieme il pattern e sognare, allargare la queue di Ravelry. Ragazze, vi saluto io. Dai. Allora, ciao, grazie per avercene seguite e ci sentiamo presto. Sì, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Alla prossima. Ciao. Buona cena.